Ecco, d'altra parte bisognerà anche vedere le prime gare della stagione come andranno, e a proposito delle prime gare della stagione, per chiudere, il calendario non ha avuto in questi giorni ulteriori conferme, è sempre piuttosto incerto. È tutto incerto, addirittura Berni è, direi, quasi fuggito da Melbourne, dove è stato addirittura minacciato di morte da un comitato per la salvezza del parco di Albert, e quindi ha dei problemi. Continuano a dire il Gran Premio d'Argentina, che dovrebbe aprire il campionato del mondo a marzo, si fa, però così, da voci anche di giornalisti argentini, i lavori sono abbastanza indietro, e poi hanno messo a calendario 18 gare, di cui addirittura un paio negli Stati Uniti, Las Vegas e Washington. Anche lì ho dei dubbi, quindi è tutto un po' in forse. Speriamo di conservare i due Gran Premi in Italia. Ecco, Palazzoli, allora ringraziamo la tua collaborazione, ringraziamo Ezio Zermiani, che ai box sta ancora battagliando per raccogliere tutte le interviste. Dallo studio centrale, Mario Poltronieri e Amedeo Verduzio vi ringraziano per averci seguito in quest'ultima gara del Mondiale, che ha assegnato il titolo piloti a Schumacher e il titolo costruttori alla Williams Renault. Buongiorno e buon proseguimento di giornata.